Benvenuti a questa nuova puntata di Forme d'Acqua, il format FIPSAS FIOPS dedicato al mondo della pesca sportiva. In questo viaggio parleremo di pesca in mare e lo faremo da più punti di vista. Affronteremo quelle che sono le caratteristiche normative del settore che, come sappiamo, ha necessità di un grande aggiornamento normativo. Infatti a livello nazionale manca un disegno di legge che affronti tutti gli aspetti del settore della pesca sportiva e ricreativa in mare. Ma andremo a conoscere anche importanti realtà del settore della pesca sportiva, delle società che hanno organizzato in collaborazione con la FIPSAS eventi importanti di livello internazionale, sia in Abruzzo, a Pescara, sia nelle Marche, a Pesaro. Insieme anche a Stefano Sarti, che è consigliere federale e vicepresidente della pesca di superficie, che come sapete si occupa per la Federazione della Pesca in Mare, ci cimenteremo poi in alcune sessioni di pesca, sia a spinning sia a drifting al tonno. E proprio delle questioni della pesca al tonno, che sono oggetto di un impegno anche politico e istituzionale importante da alcuni anni, faremo un focus. Infine vedremo quello che è l'impegno messo da numerose società nei comitati organizzatori di eventi di livello internazionale come i mondiali di big game e surf casting che negli ultimi 2 anni si sono svolti in questi territori. Segnale di un'attenzione particolare al territorio, alle sue potenzialità, ma anche di una grande capacità organizzativa e promozionale espressa dalle società affiliate alla federazione. E allora che anche questo viaggio di Forme d'Acqua inizi. Alessandro Tranquilli fa parte del comitato organizzatore del Mondiale di Big Game che si è svolto a Pescara a settembre del 2022 e stamani ci ha accompagnato con la sua imbarcazione in questa breve sessione di pesca a spinning che abbiamo svolto qui nelle acque adiacenti il porto di Pescara. Allora, innanzitutto vedo qui tante barche da pesca, che significa che c'è un'attività molto intensa di pesca sportiva. Sicuramente sì. Hai pesci predatori, molto spesso il tonno la fa un po' da padrone durante tutto l'anno e questo ha creato le condizioni perché la qualità delle acque e del luogo sia stata definita un po' come uno spot perfetto per realizzare i mondiali. Quanto tempo avete lavorato come comitato organizzatore nell'organizzazione di questo evento nel territorio e che cosa fate, diciamo, invece durante l'anno? Allora, noi praticamente da novembre del 2021, quando la federazione ci ha dato l'onore e l'onere di organizzare il mondiale, ci siamo dati da fare, quindi è un'attività che è durata da novembre del 2021 fino al 17 settembre quando abbiamo concluso. È stata una cosa molto impegnativa, però anche interessante, perché venivamo da un campionato italiano fatto l'anno scorso e quindi pensavamo di dover fare più o meno le stesse cose. Invece il mondiale è molto più complicato perché si ha a che fare con le nazioni, che ognuna ha le sue abitudini, le sue esigenze, e quindi siamo dovuti venire incontro un po' a tutti questi problemi. Però devo dire la verità, sono venuti a pescare 12 nazioni, compresa l'Italia, 18 equipaggi. Ci hanno tutti quanti fatto i complimenti per l'organizzazione, quindi dovrebbe essere andato tutto bene. Secondo noi è andato tutto bene. È stata una bella esperienza e quindi che ci lascerà tutti quanti, ognuno di noi ci lascerà qualcosa dentro, perché si sono creati anche dei rapporti di amicizia con le nazioni, soprattutto con quelli di fronte a noi, tipo Montenegro, Croazia, Slovenia, che sono nazioni che sono d'altra parte dell'Adriatico. Quindi diciamo è stata un'esperienza molto positiva. E qui, dicevamo, è uno spot molto predisposto per il big game, dove la fa un po' da padrone la pesca al tonno rosso. Com'è la quantità di pesce durante tutto l'anno rispetto a 10-15 anni fa? Allora, adesso è notevolmente aumentato per quanto riguarda le taglie medio-piccole. Prima qui a Pescara venivano un po' da tutto l'Adriatico a pescare i tonni anche di 300 kg, perché c'erano quei tonni lì.
Adesso quei tonni lì non ne stanno prendendo più, però ci sono tantissimi tonni di taglia media, 70, 80, 100 kg, e ce ne sono tantissimi. Basta dire che quando si apre il periodo dal 16 giugno finché non si raggiunge la quota stabilita dalla Comunità Europea, diciamo che a fine luglio vengono esaurite le quote perché c'è un periodo dove ne prendono in continuazione. Ora, poi durante questo periodo ce ne sono tantissimi, però c'è da fare il catch and release perché è assolutamente proibito portarli, però ci sono, per divertirsi ce ne sono tantissimi, veramente. Forse cominciano a diventare anche troppi perché stanno diminuendo i pesci che questi predatori vanno a mangiare, tipo sgombri, sugarelli, sono pesci che cominciano un po' a diminuire perché un pesce adulto, un tonno adulto, mi dicono che mangio intorno ai 10 kg di pesce al giorno, quindi potete capire, e ce ne sono veramente tanti, si è riempito. Che è un nostro, diciamo, una cosa positiva per noi, per chi sta in questa zona, perché è un tipo di pesca che ti permette di divertirti. Per il resto, durante l'anno, adesso tra un po' andiamo, diciamo, in letargo per chi non fa questo tipo di pesca, perché poi verso maggio-giugno si ripresentano un po' tutti i tipi di pesci, quelli di costa, che vanno bene per la traina costiera. Qui a Pescara abbiamo fatto due campionati di traina costiera, nel 14 nel 18, dove abbiamo avuto un bel successo, è uscito tantissimo pesce, però è sempre questo periodo, settembre-ottobre. Le considerazioni sulla presenza del tonno rosso in queste acque mi forniscono lo spunto per fare anche alcune riflessioni sul tema legislativo legato alla pesca sportiva al tonno rosso, perché come sapete la pesca, come veniva ricordato, è aperta sostanzialmente dal 16 di giugno e le quote che sono a disposizione della pesca sportiva sono molto ridotte storicamente. Da qui il disegno di legge che nella scorsa legislatura era stato depositato con il supporto determinante della FIPSAS e della FIOPS, che in questa legislatura che inizia in queste settimane sarà ripresentato, prevedeva una proposta forse un po' provocatoria, ma che voleva porre l'attenzione proprio sul problema di un aumento delle quote destinate alla pesca sportiva fino al 5% del totale. Perché? Perché c'è un movimento, un indotto legato a questo tipo di pesca che coinvolge la nautica, servono barche di un certo tipo, il mondo delle aziende, perché servono attrezzature di un certo livello, che necessita di un'attenzione particolare, perché muove veramente un indotto di persone anche con a volte disponibilità economica o comunque grande passione, e la disponibilità economica quando c'è la passione la si trova, per fare questo tipo di pesca. Inoltre una riflessione, e concludo, sulle finestre di apertura, perché se riuscissimo, come dire, a posticipare anche i termini del periodo di apertura dal 16 di giugno fino a dopo un mese e mezzo, forse molti appassionati che godono la propria barca solo nel periodo delle ferie, delle vacanze, che consiste tra la metà di luglio e la fine di agosto, potrebbero usufruire della possibilità di poter pescare e trattenere un tonno, e magari anche la possibilità di poter trattenere almeno un tonno a imbarcazione. Ecco, su queste proposte stiamo da molto tempo lavorando e credo che vadano incontro a quelle che sono le esigenze del settore anche della pesca sportiva e del suo indotto legato al tonno rosso. Un bel pesce serra che si è lasciato ingannare su un minnow, recuperato in pieno giorno, è praticamente l'una e un quarto, segno che nonostante siamo a ottobre inoltrato, l'attività di questi predatori è costante durante tutto il giorno. Francamente, per chi pesca spinning sa che è un pesce molto molto divertente. E ora lo reimmettiamo. Mario Cacciatore è il presidente della FIPSAS, della sezione regionale abruzzese, peraltro neo presidente, eletto fresco di nomina da poche settimane, e quindi auguri innanzitutto di buon lavoro per il tuo mandato e quello di tutto il comitato regionale. Mario,
L'Abruzzo è un terreno con grandissime potenzialità, sia per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, sia per quanto riguarda la pesca in mare. Una regione che può creare le condizioni per una grande affermazione della pesca sportiva, per una sua crescita, sia saltwater che in acque dolci, e su questo la sezione regionale sta lavorando tantissimo per sollecitare la regione in due direzioni importantissime. Da un lato l'apertura di un confronto con le autorità competenti per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo per la regolamentazione della pesca nei porti, e dall'altro la carta ittica regionale. Certo. Facciamo una riflessione su queste due importanti questioni, su cui c'è un impegno congiunto a quello che la federazione mette a livello nazionale con il nostro supporto e quello abbiamo visto insomma dei dirigenti. Hai detto bene che l'Abruzzo è una regione votata alla pesca. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che ci permette di pescare sui torrenti, sui fiumi, in montagna, e a pochissimi chilometri raggiungere il mare e praticare la pesca in mare. Abbiamo la fortuna di avere i parchi che tutelano il nostro ambiente, e quindi abbiamo delle aree incontaminate che sono splendide. È anche vero che abbiamo anche una forte tendenza a quella che è la pesca sportiva, perché abbiamo 82 società di pesca sportiva che rappresentano la federazione in Abruzzo, e quindi stiamo cercando di lavorare con la regione aprendo dei tavoli di confronto affinché si possa continuare ad andare a pesca. Perché riteniamo che la pesca sia un valore aggiunto, sia in termini economici che in termini di tutela ambientale, perché non ci dimentichiamo che noi ci riteniamo le sentinelle del territorio, quindi siamo i primi a voler tutelare l'ambiente, perché noi in questo ambiente ci viviamo quotidianamente, quindi abbiamo proprio la necessità di tutelare l'ambiente, e per noi è un punto fondamentale. La regione Abruzzo ci sembra propensa a darci ascolto, perché riconosce in noi veramente un ruolo fondamentale sotto questo profilo, e quindi speriamo bene che questi tavoli di confronto portino ad avere dei successi importanti per quanto riguarda la pesca, sia a livello amatoriale che a livello sportivo. Anche perché sono due fronti entrambi molto strategici. Da un lato la regolamentazione della pesca nei porti può rappresentare, diciamo, la precondizione per uno sviluppo non solo dell'agonismo ulteriore, ma anche del marketing territoriale, perché sappiamo quanto sono ambiti queste location dai pescatori. E dall'altro la carta ittica per le acque interne è la base per lo sviluppo poi anche futuro della pesca in termini di marketing territoriale, come elemento anche di richiamo turistico, economico, per l'impatto sociale che ha. E su questo c'è un grande impegno della federazione e della sezione. Infatti noi stiamo cercando di far capire ai nostri interlocutori proprio questo fatto, cioè la pesca muove un quantitativo di persone abbastanza importante e porta economia. Non dimentichiamo che in Abruzzo quest'anno si sono svolti due mondiali che hanno portato l'Abruzzo alla ribalta internazionale. Ci stiamo facendo conoscere in tutto il mondo, stiamo facendo conoscere le nostre bellezze naturalistiche, il nostro territorio, i nostri piatti, le nostre eccellenze culinarie. Quindi è un veicolo molto importante, basta soltanto saperlo sfruttare, perché non sfruttarlo significa perdere un'opportunità importante. Stefano Sarti, come sapete, è un componente del Consiglio federale FIPSAS e vicepresidente della pesca di superficie, con chiaramente un'attenzione particolare e una competenza particolare sulla pesca e l'agonismo in mare. Stefano, le Marche e l'Abruzzo sono due regioni, come sappiamo e abbiamo visto, vocate alla pesca sportiva sia in acque interne che in mare. E questo è testimoniato anche da un impegno che la federazione ha messo, la federazione internazionale anche, per valorizzare questi territori con competizioni di livello internazionale straordinarie. Sia nel 2021 che quest'anno, nel 2022, sono state tre i campionati mondiali che si sono svolti, con tutte le conseguenze in termini
di indotto economico, di marketing territoriale e di promozione del territorio che questi hanno comportato, anche se da un punto di vista organizzativo richiedono un impegno veramente intenso che affonda le sue radici molti mesi, anni prima. Certo, intanto per arrivare a organizzare manifestazioni così importanti si parte ovviamente dalle attività locali, dagli open, dai campionati italiani, per cui si testa le società, l'effettiva valenza delle società nell'organizzazione, perché un mondiale, teniamo presente, vengono tantissime nazioni ed è un marketing importante e una valorizzazione sul territorio molto importante. Le Marche e l'Abruzzo negli anni, ovviamente le Marche lo scorso anno nel 2021 ma, e l'Abruzzo nel 2022, sono stati teatro di tre campionati mondiali eccezionali, i due mondiali di Big Game, uno a Pesaro e uno a Pescara e il mondiale Master di surf ad Ortona. Possiamo dire che organizzare un mondiale da Big Game come organizzare un mondiale Master non è semplice. Il mondiale da Big Game ha parecchie difficoltà in più perché ovviamente vanno trovate le barche, c'è tutto un sistema di sicurezza che è molto importante. Pensiamo solo a quanto è successo a questo mondiale a Pescara con una barca che ha avuto dei problemi tecnici non dovuti all'organizzazione ma dovuti al cantiere che aveva fatto uscire la barca, che è andata praticamente si è capovolta senza che gli americani che erano a bordo, l'equipaggio americano, si bagnasse neppure un dito. È stata subito, le barche appoggio sono arrivate, hanno messo in salvo subito i concorrenti, tant'è che hanno riniziato subito la gara su una barca appoggio. Questo perché voglio dire questo aneddoto? Perché l'organizzazione di un mondiale è complessa e la parte della sicurezza è ancora molto più complessa, e devo dire che le due organizzazioni, sia quella di Pesaro che quella di Pescara, si sono trovate, hanno fatto veramente un grande lavoro su questo. Anche i costi sono veramente importanti, perché un costo di un mondiale è un costo veramente rilevante, e questo devo ringraziare le autorità locali perché hanno messo delle risorse, hanno dato dei contributi, gli sponsor. Senza di questi è impossibile realizzare manifestazioni dal costo veramente importante. Il master ad Ortona rimarrà negli annali del surfcasting perché l'organizzazione è stata veramente perfetta, non c'è stata una sbavatura in tutto il mondiale, e le nazioni che vengono ritorneranno sapendo la potenzialità dell'Italia nell'organizzazione, ma anche col cuore della località dove sono state, per cui l'enogastronomia e tutto quanto è collegato. È un marketing territoriale di cui noi ne andiamo molto fieri. I mondiali cerchiamo di diluirli in tutto il territorio nazionale, ma cercando località proprio per abbinare l'attività agonistica a una valorizzazione del territorio. Io credo che l'Abruzzo e le Marche abbiamo colto nel segno. Daniele Damario è assessore regionale allo sviluppo economico e al turismo. È uno dei protagonisti che ha sostenuto in maniera importante l'attività legata anche ai due mondiali che si sono svolti in questo territorio nei mesi scorsi. Assessore, eventi come quello dei mondiali sono appuntamenti importanti anche in termini di sviluppo economico, per l'appunto, perché producono un indotto di marketing territoriale molto interessante. Su questo c'è stato un impegno molto importante della regione e anche sul personale. Assolutamente sì, è evidente che i grandi eventi contribuiscono ad accendere un riflettore sulla nostra regione. Parlando di pesca, sui nostri 133 chilometri splendidi di costa, l'ultimo è il mondiale di fish casting, sì, tecnicamente surf casting, chiedo scusa, lungo la costa dei Trabocchi, che è il fiore all'occhiello, diciamo, della nostra costa, la parte sud della regione Abruzzo, e il fiore all'occhiello è il nuovo brand della regione Abruzzo. È evidente che manifestazioni così importanti contribuiscono a promuovere il nostro territorio. Vorrei ricordare che sulla pista che costeggia la costa dei Trabocchi l'anno prossimo ci sarà la cronoprologo del Giro d'Italia,
più contretto abruzzese, è evidente che manifestazioni importanti richiamano un grosso pubblico, richiamano indotto per l'ospitalità, per gli alberghi, per le attività ricettive e ovviamente una promozione indescrivibile del nostro territorio. In queste settimane, insieme alla FIPSAS a livello nazionale e regionale qui del territorio, con anche FIOPS, stiamo lavorando per sollecitare la regione di cui lei fa parte a impegnarsi su due temi molto importanti. Su uno c'è già un impegno istituzionale, che è quello della carta ittica regionale, che è lo strumento di gestione e di promozione della pesca sportiva nelle acque interne. L'altro è quello della regolamentazione della pesca nei porti, che è sentitissimo nel territorio e, come sa, anche qui in alcune città, insomma, c'è anche qualche difficoltà a volte di interlocuzione con gli altri livelli istituzionali. Le chiediamo, insomma, anche se la pesca non è propriamente la sua delega, ma lei fa parte della giunta, insomma, un lavoro che so che sta già facendo, ma che noi rilanciamo e auspichiamo arrivi velocemente anche a conclusione, per lavorare su queste due partite che sono strategiche per andare nella competenza delle sue deleghe. Si ritorna qui: sviluppo economico, marketing territoriale. Ma assolutamente sì, sappiamo che è un tema sentitissimo da tutto il mondo dei pescatori sportivi. Per quanto riguarda la pesca nei porti, insomma, stiamo facendo adesso un protocollo per superare qualche problema burocratico. Anche il tavolo tecnico che è istituito, sappiamo che, insomma, ha elaborato qualche misura che non piace tanto ai pescatori sportivi, ma ci stiamo lavorando e penso che a brevissimo, un brevissimo tempo arriveremo a una soluzione che soddisfi un po' tutti. Per quanto riguarda la carta ittica, ci stiamo lavorando e riteniamo che, insomma, nel giro di un paio di mesi riuscire ad avere un documento che soddisfi anche qui tutti e che possa essere anche questo da volano per tante persone che vogliono venire a pescare all'interno dell'Abruzzo e lungo la costa abruzzese. Beh, allora ci vediamo tra qualche mese per fare il punto, insomma, facciamo il nodo al fazzoletto, lavoro vediamo che è in corso da parte della Regione Abruzzo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Vincenzo Di Tonto, che è qui con noi, è tante cose: è responsabile della pesca di superficie della FIPSAS regionale Abruzzo, è responsabile anche di un negozio di pesca qui del territorio che si chiama Fisherman Bros. È uno dei componenti del comitato organizzatore del mondiale di Surf Casting Master che si è tenuto in questa zona poche settimane fa. Allora, con te volevo fare una riflessione sull'importanza della pesca sportiva per questo territorio, sul valore che aver organizzato iniziative come quelle, insomma, del mondiale che ci sono state ha avuto in termini anche di indotto per il settore, e poi anche alcune riflessioni che magari faremo tra un attimo su il momento che sta vivendo la pesca da un punto di vista commerciale, l'attività dei negozi, eccetera. Allora, innanzitutto, quanto vale la pesca? Innanzitutto, ciao a tutti. Allora, nel nostro territorio la pesca vale tanto. Basti pensare che abbiamo un territorio che in 20 minuti di automobile passiamo dalla montagna al mare, quindi c'è, diciamo, la pesca sia in mare che in lago che in fiume, quindi è molto importante sia come passione che come indotto anche commerciale, visto comunque che gestisco un negozio come tanti ce ne sono qua in Abruzzo. Abbiamo avuto questo evento importante che è il mondiale, dopo aver organizzato altri eventi siamo stati onorati che la federazione ci abbia dato questa possibilità. L'evento è andato anche abbastanza bene, buon pescato su quasi tutti i campi gara. Abbiamo dei campi gara, o meglio delle spiagge che si prestano molto, a specie sul surf casting, molto pescose, quindi siamo abbastanza sicuri che eventi del genere si possano ripetere nella nostra regione. Senti, veniamo da un periodo di pandemia difficile a cui si è aggiunta una grave crisi internazionale
che inevitabilmente ha avuto anche delle conseguenze sulle persone, sull'attività outdoor, e quindi anche un po' il settore della pesca ne ha risentito. Però che indicatori hai, diciamo, dal tuo punto di vista, un osservatore privilegiato, quello di un negoziante comunque che ha a che fare con i pescatori tutti i giorni? Diciamo che nella fase appena dopo la pandemia i dati erano molto positivi per quanto riguarda l'avvicinamento al mondo della pesca. È un settore dove dopo la pandemia la gente si è avvicinata molto. Ora naturalmente per problematiche più che altro economiche pian pianino abbiamo qualche problema, perché le famiglie non hanno una grande possibilità a spendere, quindi la pesca, essendo una passione, tendono un po' ad eliminarla. Però insomma, con le associazioni e con cerchiamo di abbattere un po' i costi e di mandare un po' tutti a pesca. Bisogna effettivamente essere molto ottimisti, spingendo anche le istituzioni nazionali, il governo prima di tutto, a fare il massimo possibile insieme agli altri governi per superare questo momento di crisi internazionale, affrontare le problematiche dei costi e quindi consentire alle famiglie, insomma, di fare acquisti sull'attività outdoor, come è anche il settore della pesca sportiva, con più serenità di quello che sta accadendo in questi giorni. Comunque grazie e complimenti per il grande grazie lavoro a voi. Che svolgete. Grazie. Francesco Galeppi è il presidente del Club Nautico di Pesaro, che dal 1949 affonda le sue radici in questo territorio per fornire una serie di servizi legati al settore della nautica, ma anche a quello, soprattutto e per quanto ci riguarda, della pesca sportiva. Francesco, questo club è un club veramente storico, uno dei più importanti di questa parte del territorio, e voi svolgete e fornite molti servizi, ma in particolare per quanto ci riguarda quello legato alla pesca sportiva, con una tradizione legata alla pesca al tonno, al drifting, che ha fatto sì che questo luogo sia stato indicato come location per il mondiale di Big Game che nel 2021 si è svolto proprio qui a Pesaro. Parliamo un po' delle caratteristiche di questo club, dell'attività che svolgete, della storia, delle sue funzioni e anche delle prospettive che avete. Facciamoci da una parte. Sì, come hai detto benissimo tu, nasce nel 1949 dall'intuizione, possiamo dire, di sette personaggi pesaresi di diversa estrazione sociale, perché avevamo un industriale della nautica e dipendenti di società private o pubbliche, legati dall'amore per il mare. Tant'è vero che le prime attività sono state legate anche alla motonautica, con gare che si svolgevano o lungo il litorale dell'Adriatico oppure anche verso l'attuale Croazia. Ma soprattutto l'attività si è poi evoluta nella pesca e nella vela. Per quanto riguarda la pesca, fin dalla fine degli anni 80 abbiamo iniziato ad insidiare i tonni. Allora ce n'erano tanti, soprattutto più grossi. Poi, per diversi motivi ben noti a tutti, l'attività si è ridotta all'inizio degli anni 2000 e poi è ritornata. Ritornata però giustamente tenendo conto della salvaguardia di questa specie ittica, insidiata in tutte le parti del mondo, ma che comunque può creare dei problemi. Per questo motivo, grazie anche alla Federazione Italiana di Pesca, che ci consente di organizzare eventi e di, passatemi la parola, di divertirci tra virgolette, noi andiamo, ci divertiamo e facciamo sì che ci siano sempre degli eventi molto particolari, che hanno avuto il culmine con la programmazione e l'evento del campionato del mondo di pesca Big Game Drifting del 2021. Il club è frequentato anche da molti giovani, quindi c'è anche un'attività, diciamo, di base didattica, formativa, di trasferimento anche di capacità, di informazioni, di coltivazione anche
e crescita di nuovi talenti, che è molto importante. Beh, perché altrimenti certamente. Dal 49 ad oggi poi certamente. La storia finirebbe. Invece certamente, la vostra prospettiva è andare avanti. Ovviamente, ma come in tutte le attività dobbiamo far sì che i giovani superano sempre i maestri. Io ho cominciato l'attività, questa attività di pesca, dall'età di 7-8 anni e poi sono via via cresciuto facendo le mie gare, i miei campionati italiani, tutto quanto. Oggi in parte mi sono ritirato, ma ho passato il testimone a mio figlio che sta seguendo, anzi molto più bravo di me, grazie anche al team che, con cui partecipa agli eventi, che sono al livello top delle manifestazioni. La plastica in acqua è sempre una problematica, noi cerchiamo di risolverla usando dei palloncini biodegradabili, in caucciù, quindi in una plastica naturale. Proviamo a togliere l'amo, se l'amo non dovesse togliersi, siccome è biodegradabile, tagliamo. Emozionante, eh? Tonno dimensioni piccole, ma quando parte e la frizione inizia a cantare è un'emozione incredibile, ti viene subito attacco di adrenalina, bellissimo. Bellissimo. Mirko Eusebi da oltre 10 anni, CT della nazionale italiana di Big Game. Mirko, il tuo è un impegno veramente importante che in questi anni ha contribuito a creare un palmarès per la federazione non indifferente, ori mondiali, argenti, bronzi. Niente nasce per caso, un percorso di lungo corso nel quale, qual è il segreto, diciamo, del successo per una nazionale di Big Game, dal tuo punto di vista? Innanzitutto bisogna dire che l'impegno è notevole. E poi un'altra cosa fondamentale è che in Italia ci sono davvero dei bravi pescatori, quindi è vero che è difficile, però abbiamo anche delle belle realtà e quindi abbiamo gli spot giusti e queste cose qui piano piano pagano, ecco, quindi già questo siamo un pezzo avanti nel discorso. Qual è il segreto, chiaramente se si può, insomma, qualcosa dire, per affrontare un mondiale importante come, insomma, un settore di una pesca anche complessa, delicata come il Big Game? L'esperienza innanzitutto, perché devi conoscere anche quando vai fuori all'estero, oltreoceano, tipologie di pesci nuovi che in Italia non ci sono, marlin, vela e altre cose, quindi molto conta l'esperienza. E poi abbiamo la fortuna anche di andare a provare sempre prima di un mondiale e da lì ti fai un po' i giochi sul da farsi. Aver ospitato nel 2021 il mondiale di Big Game qui a Pesaro e averlo vinto è stato qualcosa che capita poche volte nella vita, insomma. Anche perché giocando in casa, sai, non è facile e quindi lo stress era molto notevole, perché il risultato doveva venire fuori senza meno, eri molto... io ero soprattutto molto stressato, però sai, questo campo a gara qui io è una vita che lo conosco. Sono nato qui, conosco, posso dire che lo conosco abbastanza bene e quindi un attimino più avvantaggiato rispetto agli altri ero.
Oggi sono stato tuo allievo durante, insieme insomma, a tutto il team di Marco, eccetera. Insomma, come mi sono comportato come allievo? Sono stato bravo, mi hai tirato un po' le orecchie ogni tanto, eh? No, non ho tirato le orecchie, però pescando con dei libraggi così sottili, giustamente devi fare determinati movimenti, perché sono il pesce lo strappi. E quindi magari tu non sei abituato a pescare con le 30 libbre, ci vuole un attimino di praticità in queste cose qui, tutto qui, ecco, non è che cambia il tipo di pesco o altro. Senti, un'ultima considerazione sullo stato di salute del mare. Si parla tanto di tonno rosso, insomma c'è tante discussioni in merito. Dall'osservatorio vostro, qual è il livello di presenza di questo pesce a distanza anche di un po' di anni dalle limitazioni che sono arrivate? Ma sai, che indicatori avete? Io ho degli indicatori molto terra a terra, nel senso che qui tutti dicono che il tonno in crescita, notevole crescita, a me non risulta. Anche perché io lo vedo dalle competizioni, qui i tonni pescati rilasciati sono sempre meno, quindi qualcosa qui non torna. E anche da dire che il nostro tratto di mare è uno dei più tartassati a livello di professionisti, a livello di parangali, eccetera, eccetera. Però non è vero, secondo me, che questo pesce è in crescita, anzi, oggi l'abbiamo visto, abbiamo pescato un tonno che io in vita mia non l'ho mai visto, un tonno di 20 kg non si era mai visto, si è ridotto notevolmente la taglia. Noi qui pescavamo una volta fino a 20 anni fa, tonni da 250-300 kg, era quotidianamente questo tipo di pesce. Adesso non esistono più, quindi qualcosa nell'ingranaggio si è rotto. Questo è uno stimolo anche per proseguire nel lavoro di regolamentazione di una materia che deve tenere in considerazione la tutela della specie, ma insomma anche la complementarietà delle tante attività che si svolgono. Non può essere solo pesca professionale, perché quella sportiva è molto meno impattante e produce un indotto anche di marketing territoriale che può essere sicuramente più interessante. Grazie, complimenti per il tuo lavoro e in bocca al lupo per tutti i prossimi appuntamenti, e ce ne saranno veramente di importanti. Crepi. Quando sei pronto dimmelo, E ora passaggio di testimone di livello, perché mi passa la canna il CT della nazionale di Big Game, Mirko e Eusebi, quindi sì. Ok. È un passaggio di testimone impegnativo questo, di grandissima responsabilità, ora se lo perdo faccio una figuraccia. E allora via un po' di ginnastica, piano piano, con la 30 libbre. Non viene, vai! Senti come sfriziona, senti che lavoro, senti là! The Big Game! Eccolo, vieni! Nel blu, vediamo se si vede. Eccolo qua! Non te l'ho detto! La canna me la devi tenere sempre dritta, verso di là. Un po' alla volta e sospetta, Lui ti gira. Tu non lo devi accompagnare, perché se l'accompagno gli ti va sotto. Ecco. Vedi? Siamo distratti un attimo, mi sono distratto un attimo e ne ha subito approfittato. Dicevo, avere i consigli del CT di una nazionale che è da tempo ai vertici mondiali è tanta roba. La punta della canna, di là. Là, ecco così. Devi venire lui da te, non te da lui. Ecco, fermati lì. Faccio così. Bravo. Vai, la canna deve anche sì, va bene? Sì. Peraltro ti rigidissimo, se sbagli ti cazzo. Ecco, in barca bisogna stare tranquilli, ci vuole il clima giusto e qui funziona tutto come in un'azienda organizzatissima. Bravo, fai di questo. Ok, fermati lì, gira, bravo, gira di questo, bravo. Eccolo lì, guarda. Eccolo. Negli abissi. Eccolo lì. Viene su. The Big Game. Pompalo, ferma. Pompalo. Occhio lì, bravo. Vieni qua. La canna è sempre di là. Là. Non mi venire qua. Che lui deve venire da te. Bravo, così. Fermati. Con questo ditino qua.
bloccamelo un pochino, appena appena, che gli dai quel più, capito? Ok, sì, pompalo. Regolo. Ecco, pompalo, cupala, vai. Cupala, farò così tutto, lo regoli, no? Sì, sì, infatti, bravo. Oh, in 10 minuti, dai, prendo 10 consigli preziosi. Bravo, bravo. Eccolo qua! Bravi! Spettacolo! E ora lo rilasciamo. Vai! Vai! Olè! Abbiamo rilasciato. Rilasciato! Grazie a tutti ragazzi! Bravo! È stato bellissimo! Bravo. Grazie! In Italia per pescare in mare è necessaria una registrazione obbligatoria al sito del Ministero dell'Agricoltura e la si fa in maniera gratuita per poter appunto esercitare l'attività di pesca. Si stima che siano registrati circa 1.200.000-1.300.000 persone. Questo significa che sono oltre 2 milioni le persone che in Italia praticano, sia dalla barca che da riva, la pesca sportiva in mare. Ciò nonostante, manca a livello nazionale una normativa quadro che affronti le tante criticità che ha il settore, ma che cerchi di valorizzarne anche le potenzialità, che sono altrettanto numerose. Per far fronte a questa necessità, nella scorsa legislatura la FIPSAS, con il supporto della FIOPS, hanno sollecitato il deposito di un disegno di legge che affrontasse tutti gli aspetti del settore della pesca in mare. Questo disegno di legge aveva iniziato anche il suo iter nella Commissione Agricoltura competente, ma poi la legislatura è finita e il provvedimento non è stato approvato. In questa legislatura continuerà e si rinnoverà questo impegno per consentire al nostro paese e ai pescatori italiani di avere una legge che in maniera organica disciplini la materia. Facendo che cosa? Affrontando le questioni delle misure minime, affrontando le questioni del peso del pescato, affrontando le questioni ad esempio della pesca nei porti, della pesca al tonno, della posa delle reti sottocosta e della necessità di dotare il settore di una legge che sia al pari delle molte altre leggi organiche che negli altri paesi da molti anni sono in vigore. Questa legislatura deve essere quella nella quale si arriva non solo a depositare, ma anche ad avere l'approvazione definitiva di un disegno di legge che consenta finalmente di avere una legge moderna che disciplini una materia che da troppi anni aspetta di avere una sua specifica regolamentazione. Questa è l'immagine del pasturello che viene calato fino a circa 35 metri. Si apre e questa è l'immagine delle sarde che stanno andando in corrente. E qui vediamo che è arrivato un tonno che è entrato nella scia delle sarde e sta mangiando proprio le sarde rilasciate dal pasturello. Adesso tentiamo di prendere anche questo. Inseriamo nel pasturello qualche esca. Non so se con i fatti riesce a vederlo che pescherà.
una ferita alla parte sinistra. Accidenti, se è sano. Bravo, complimenti, Bravo, Andre. Vogliamo fare come Baglioni. Si conclude qui anche questa puntata di Forme d'Acqua, una puntata che abbiamo interamente dedicato al mare e in particolare alla pesca in mare. Lo abbiamo fatto partendo da Pescara e arrivando a Pesaro, due regioni, l'Abruzzo e le Marche, fortemente impegnate con le strutture territoriali della federazione a una serie di attività agonistiche che in questi ultimi anni hanno dato lustro e risultati importanti. I mondiali di Big Game che si sono svolti nel 2021 e nel 2022 e il mondiale di surf casting che ha anche questo portato risultati importanti. Questo perché c'è di fondo un impegno veramente significativo nel promuovere attività di questo genere e nel sostenere l'attività agonistica attraverso l'attività formativa che viene svolta dalle società del territorio e anche da pescatori esperti che di generazione in generazione tramandano, come abbiamo visto, saperi e capacità per tenere sempre altissimo il livello. Veramente una bella avventura che ha trasmesso tanta adrenalina come la pesca al Big Game riesce a fare e che crediamo che sia veramente emblematica di quanto vale nel territorio nostro, nel nostro paese, la pesca sportiva e delle grandi potenzialità che può aprire. Bene, speriamo che questo viaggio vi sia piaciuto come ha appassionato noi. L'appuntamento è alla prossima puntata di Forme d'Acqua. Come sempre, avanti insieme. Alla prossima!